Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di lui, Apsan Mini, l'ultimo mini arrivato in casa Apsan. È un modello che si pone appena sopra all'Apsan Mini SE, perché lui porta con sé tutto quello che ha l'Apsan Mini SE, ma ha una cosa migliorata: la fotocamera, quella fotocamera che invece troviamo sull'Apsan Zino Mini Pro. Lui monta questa fotocamera con sensore da 1 su 1.3 pollici, quindi una fotocamera di alto livello per quanto riguarda le dimensioni del sensore, praticamente quello che abbiamo anche nel DJI Mini 3 Pro come dimensioni di sensore, però poi mantiene tutto quello che sono le caratteristiche del Mini SE. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo un drone che è in grado di fare praticamente tutto all'active track, e lo fa meglio paradossalmente anche dello Zino Mini Pro, perché ha un active track che funziona meglio, perché questo drone, non avendo i sensori anticollisione, non avendo una memoria SD fisica all'interno del drone, qua dobbiamo metterci una micro SD, mentre nello Zino Mini Pro abbiamo una memoria fisica, tutto questo alleggerisce l'hardware del drone, gli permette di fare un active track migliore, gli permette di avere più minuti di volo, perché ragazzi con questo drone sono arrivato a 40 minuti di volo effettivi, ma volando ovviamente, non in modalità sport, in modalità per fare riprese video cinematografiche, e 40 minuti ragazzi reali, pazzesco. Lui ovviamente, come vi ho detto, ha lo slot per la micro SD, e in più questo drone, come il suo fratellino SE, non ha il problema di surriscaldarsi, avendo un hardware molto più alleggerito. Il problema del surriscaldamento veramente è inesistente, anche se il drone sta fermo senza volare, ci vuole molto più tempo ovviamente prima che si surriscaldi. Per il resto ragazzi, è un drone secondo me molto molto interessante, appunto perché ha tutte le funzioni che abbiamo anche nello Zino Mini Pro per quanto riguarda i voli automatici, che fa davvero bene. Il controller è lo stesso ovviamente del Mini SE, cosa vuol dire? Che abbiamo come connessione Wi-Fi la connessione proprietaria di Apsan, la connessione SyncLiS 2, non la SyncLiS 3 che invece troviamo nell'Apsan Zino Mini Pro. Qua abbiamo la connessione, quella che è arrivata prima, che comunque è un'ottima connessione per un drone di questa categoria e di questa fascia di prezzo, perché ci permette un bel range. Ovviamente non abbiamo un ritorno video a 1080p come abbiamo ovviamente nello Zino Mini Pro, però in questo Apsan Mini abbiamo un ritorno video a 720p, che comunque rimane davvero ottimo, soprattutto nella distanza e soprattutto quando aggira gli ostacoli. È l'unica pecca che ha in questo momento, che verrà risolta a breve con l'aggiornamento firmware, perché come vi ho detto lui è l'ultimo arrivato in casa Apsan. Quando registriamo il video, infatti tra poco poi vedrete il video, la qualità a livello di dettaglio così è sicuramente tanta roba, però si vede all'interno del video come dei micro scatti, che non sono l'effetto gello di cui si è parlato tanto nell'Apsan Zino Mini Pro. Qua l'effetto gello ragazzi non c'è, nell'Apsan Mini è inesistente l'effetto gello. Ci sono questi microscatti dovuti appunto a un aggiornamento firmware che deve arrivare, che andrà ad ottimizzare appunto questa funzione. Attualmente è disponibile per l'acquisto direttamente su Apsan Italia, quello che è l'assistenza Apsan. Lui viene venduto a 545 euro. Abbiamo il controller, il drone, la borsa di trasporto, dove all'interno abbiamo un'altra batteria, quindi il drone viene venduto con due batterie, quindi ragazzi stiamo parlando di 80 minuti di volo, due batterie, il caricatore multiplo per caricare simultaneamente le due batterie e ovviamente anche l'alimentatore per andare ad alimentare il caricatore multiplo. Quindi questo è tutto quello che vi arriva, e devo dire che per 545 euro è un bel kit che vi farà tanto tanto divertire. E in più potrebbe esserci un ulteriore sconto, nel caso ci sia questo ulteriore sconto lo troverete qua sotto in descrizione, quindi quando guardate il video guardate qua sotto in descrizione se c'è disponibile un ulteriore sconto per l'acquisto di questo Apsan Mini versione borsa e due batterie. Detto tutto questo, adesso però faremo un po' di prove con lui. Che prove faremo? Ovviamente faremo un po' di prove cinematografiche, c'è il sole che va che viene, quindi non è una giornata di quelle pazzesche con un sole incredibile, però
non è neanche brutto, lì è sereno, qua si è un po' coperto, quindi ci sarà un po' questa luce non tutta uguale nelle clip, appunto perché il sole ogni tanto esce dalle nuvole, ogni tanto no. Poi faremo un po' di active track con la mia e-bike, perché lui secondo me è un buonissimo active track, e poi magari proveremo anche qualche volo automatico. Quindi penso di avervi detto tutto per quanto riguarda lui, l'Apsan Mini, questo piccolo drone 249 grammi di casa Apsan. Quindi ragazzi, se questo video lo trovate interessante, lasciatemi un grosso pollice su, vi invito a seguirmi su Instagram dove porto tantissimi spoiler dei prodotti, anche di lui ovviamente tantissimi spoiler, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, quindi se siete interessati alla tecnologia e siete interessati ad avere offerte riguardanti la tecnologia, ragazzi, seguitemi sul mio canale Telegram Offerte, così sostenete il canale e a voi non cambia nulla nell'acquistare i prodotti che già vi interessano. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ma adesso ragazzi è arrivato il momento di provare Apsan Zino Mini, il drone con una batteria infinita. Andiamo. I just needed someone to hold me. All the signs were there that this wasn't working, and after a while I just couldn't take the hurt and left a hole in my chest on the day that she left, but it was for the best. I was praying down on my knees and I still can't believe showed up out of the blue. I'm so happy it hurt when they walked out the door. Happy they left my heart broke on the floor. Happy I don't have to fight anymore. Had to leave it behind me so real love could find me. You opened my heart, set fire to my soul. Adesso proviamo la modalità orbita, quella in cui lui gira intorno al soggetto, e ragazzi vedrete come la fa bene. Quindi diamo il go e via. Guardate ragazzi, è fantastico come lo fa davvero in maniera precisa, lo fa meglio paradossalmente, come vi ho detto, dell'Apsan Zino Mini Pro, perché in queste cose in cui lui è molto più alleggerito a livello hardware riesce a gestire paradossalmente meglio queste funzioni, sia questa che l'active track. Direi che è perfetto, quindi vado ad interromperlo. Adesso proviamo un altro volo automatico e proviamo la funzione droni, quella che il drone si allontana salendo di quota. Perfetto, e diamo il go. Parte in automatico ovviamente la registrazione video quando facciamo queste funzioni di voli automatici. L'orbita che avete visto prima no, perché è una sorta di active track e quindi dobbiamo far partire noi la registrazione, mentre in questo caso parte in automatico e vedete anche qua come ha mantenuto in maniera perfetta il soggetto. Comunque parliamo di un drone non top di gamma, quindi è sempre bello vedere come anche un drone non versione top di gamma possa fare queste cose in maniera così perfetta. Adesso apriamo un'altra funzione automatica, la funzione vola in cielo, cioè quella in cui sale in maniera verticale sopra di noi, quindi vado a evidenziarmi, ho messo 45 metri di altezza e diamo il go. Guardate come sale in maniera davvero davvero precisa, guardate, è fantastico. Cioè, ripeto, valutato in un drone non top di gamma, sono fatti davvero bene questi voli automatici. Ma adesso è arrivato il momento di provare lei, non lei la bicicletta, lei con il drone, cioè l'active track di questo Apsan Mini. Quindi ragazzi, andiamo e proviamo come questo piccolo drone riesce a fare un ottimo
ottimo Active Tracker, sempre valutato poi nella sua categoria, che non è una categoria top di gamma. Quindi ragazzi, andiamo a provarlo! On the day that she left, but it was for the best.